La difesa. Moro fu costretto a calci a entrare in aula per votare sì, e dico a calci non metaforicamente, quando parlavo, cioè a calci ma fecero entrare nell'aula per poter votare, perché non voleva votare. Bene, qui Rinaldi con la Malfa mi diceva: io non ci andrò mai, sono troppo filoatlantico per avere i voti democristiani e comunisti. Poi continua: quale secondo lei la vera genesi Tangentopoli? Fu un complotto per far cadere il vecchio sistema, ordito da chi? Di Pietro fu demiurgo o pedina, in quali mani? Credo che gli Stati Uniti e la CIA non ne siano stati estranei, così come certo non sono stati estranei alle disgrazie di Andreotti, di Craxi e di Pietro. E la CIA in che modo? Attraverso informazioni soffiate alle procure e attraverso la mafia. Andreotti e Craxi sono stati più filo-palestinesi tra i leader europei. I miliardi di Al-Iberian furono dirottati da Craxi all'Olbe, e questo a Fort Langley non fu dimenticato. In più, gli anni 92 in avanti sono state amministrazioni democratiche le più interventiste e implacabili. Beh, questo è il presidente italiano che sta facendo una storia dicendo tranquillamente che noi non abbiamo mai entrato niente con Bologna, che sono stati i palestinesi, che noi non entriamo niente con Gladio, perché la fondazione Gladio era assolutamente questa, antifascista e antimonarchica. Quindi accettiamo pienamente quello che dice il presidente Cossiga. La data del giornale, certamente, è l'8 di luglio del 2008. Qua c'è il giornale. Corriere della Sera. Perfetto. Ah, e tutti i giornali sono del Corriere della Sera, per la semplice ragione che è l'unico giornale che arriva in Argentina, quindi leggo il Corriere della Sera. Bene. Ora questo è molto più importante e interessante. Il giornale è giovedì 14 agosto 2008, Corriere della Sera. Questa è l'inquadratura. Quello che parla è Bassam Abu Sharif. Questo signore era il delegato della Olpe che fece gli accordi con il governo italiano personalmente, e lui in questa intervista dice che sì, io ho fatto questi accordi. Allora incominciamo. Qui si incomincia. Francesco Cossiga, in un'intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, parla dell'accordo tra l'Italia e i palestinesi, lo chiama Lodo Moro. Esisteva un'intesa con il Fronte Popolare? Potevate trasportare armi esplosivi garantendo in cambio immunità dagli attacchi? Risponde Bassam Abu Sharif. Francesco, ho seguito personalmente le trattative per l'accordo. Aldo Moro era un grande uomo, un vero patriota. Voleva risparmiare all'Italia qualche mal di testa. Non l'ho mai incontrato. Abbiamo discusso i dettagli con un ammiraglio, gente dei servizi segreti, e con Stefano Giovannone, dal nome, capocentro del SID e poi del SISMI a Beirut. Incontri a Roma e in Libano. L'intesa venne definita e da allora l'abbiamo sempre rispettata. Che cosa prevedeva? Ci veniva concesso di organizzare piccoli transiti, passaggi, operazioni puramente palestinesi senza coinvolgere italiani. Dovevamo informare le persone opportune. Stiamo trasportando A, B, C. Dopo il patto, ogni volta che venivo a Roma, due auto di scorta mi aspettavano per proteggermi. Da parte nostra garantivamo anche di evitare imbarazzi al vostro paese, attacchi che partissero direttamente dal suolo italiano. Quindi questa è la dichiarazione di quello che ha fatto gli accordi, dicendo che due auto ogni volta che arrivavano lo scortavano, che non gli succedesse niente. Chi dovevate informare dei transiti? I servizi segreti, chi altro? Non il Ministero del Turismo. È anche simpatico il ragazzino. Perfetto. Poi continua. Cossiga ha detto sempre al Corriere: la strage di Bologna è un incidente accaduto agli amici della resistenza palestinese che si fecero saltare colpevolmente uno o due valigie di esplosivi in che hanno un'altra strage il 2 agosto, eccetera, eccetera. Io posso parlare dei fatti che conosco, vuole un'analisi? La CIA o il Mossad potrebbero aver usato un palestinese, un loro agente, è stato fatto esplodere, senza che lo sapesse, per accusare noi. Gli americani non erano affatto felici della nostra cooperazione con gli italiani. Poi parla del Lodomoro e dice, dell'assassinato di Moro: avrei potuto salvare Moro, nessuna imprudenza. Ho chiamato un numero, ho lasciato un messaggio dopo l'altro, nessuna risposta. Davvero strano, una linea speciale e nessuno risponde. Cioè, lui aveva una linea speciale con la quale si comunicava con il servizio segreto italiano. Diceva: io arrivo a quest'ora, mi aspettate con le macchine, scendevo le valigie piene di munizioni, di armi, di esplosivi, e loro se li portavano via. Cioè, lui dice chiaramente che c'è un ufficio del servizio segreto alla quale si riferiva, dove gli diceva che entrava, dove usciva, e loro controllavano che effettivamente entrasse e uscisse. Perfetto. Questo si chiama Bassam Abu Sharif. Perfetto. Cioè, qui abbiamo quello che ha firmato il trattato con gli italiani. Ora andiamo a un altro. Questo è Corriere della Sera, domenica 26 aprile 2009. Il Ciacal.
la dichiarazione di uno che faceva parte di questa organizzazione. Il vero nome è Carlos, lo sciacallo, per la prima volta davanti a un magistrato italiano, detta la risposta in lingua francese. La strage del 2 agosto a Bologna non è opera dei fascisti. Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, così come Luigi Ciavardini, neofascisti condannati per la bomba alla stazione con i suoi 85 morti e 200 feriti, non avrebbero nulla a che fare con la terribile esplosione al Tritolo che nelle strade del 1900 decise la sala d'aspetto di seconda classe e investì il treno. Continua. Il terrorista internazionale di origini venezuelane non batte ciglio, ripete, a mettere la bomba a Bologna non sono stati né i rivoluzionari né i fascisti. Perfetto, lo dice di fronte a un magistrato. Bene, continua. In quegli anni, detta, il traffico di armi ed esplosivi attraverso l'Italia era cosa soltanto nostra, perché lui faceva parte del fronte di liberazione della Palestina. Col beneplacito dei servizi italiani, coi quali noi rivoluzionari trattavamo personalmente, i compagni potevano attraversare l'Italia così come la Grecia, con tutte le armi in arrivo da Saddam Hussein. Perfetto, per questo posso certamente dire che in quei giorni non ci sarebbe potuto sfuggire un carico di T4 tanto grande come quello fatto esplodere a Bologna, non sarebbe sfuggito a noi e di certo non lo potevano avere in mano i neofascisti italiani. Quel titolo viene dai militari, tra i rivoluzionari, eccetera, eccetera. Ora faccio un ragionamento. Io ho letto sugli atti del processo di Bologna che investigarono che tipo di esplosivo era usato e risultò che questo esplosivo era da 3 anni in dotazione alla NATO, quindi era possibile che ce l'avesse Saddam Hussein, praticamente impossibile che dei ragazzini avessero in mano questo tipo di tritolo di ultima generazione, meno che meno 100 kg o 150 kg quanto furono fatti scoppiare. Puntualizza il terrorista, i patti con i servizi segreti italiani erano chiari. In Italia traffico di armi, di attentati no, e noi abbiamo mantenuto la parola. Quindi Carlo demolisce anche la tesi di Cossiga, quella dello scoppio accidentale dell'esplosivo in transito. Conosco bene quel tritolo, non suda, non si muove, per farlo saltare serve per forza l'innesco. Perché Carlo dice questo? Perché Carlo fa un'altra teoria, lui riconosce che c'era il trasporto di armi esplosive per l'Italia, però dice che questo tritolo era assolutamente stabile, e sì, effettivamente era stabile, quindi non scoppiava, perché sì. Lui sta accusando qualcuno che gli fecero scoppiare questo esplosivo per poi rompere il lato Moro e per evitare che i palestinesi seguissero trasportando per l'Italia gli armi esplosive. E poi dice... Sì. Posso interromperti? Certo. Tu hai fatto un'esatta e puntuale ricostruzione giornalistica. Gradirei conoscere la tua personale ricostruzione dei fatti, se hai conoscenze in merito a queste vicende e conseguentemente quali sono state poi le vicende processuali legate comunque al cosiddetto terrorismo nero che ti hanno visto coinvolto. Perfetto, io non sono mai stato indagato per Bologna perché Bologna è dell'anno 80, io sono uscito dall'Italia del 75, quindi era impossibile che io avessi una connessione niente con Bologna. Altre persone sono state indagate per Bologna, per l'Italicus, però io in questo mai sono stato indagato. Sì, ho un'idea chiara di quello che è successo, è dal 2005 che lo vengo dicendo, che questo è un trasporto di armi esplosive dei palestinesi d'accordo con il governo italiano, noi qui non ci siamo entrati niente. Però l'importante è continuare con questi articoli perché siamo nel quarto, si deve arrivare al numero 18, perché il numero 18 è quello che ci dà l'idea di tutto, cioè non è una cosa separata di un articolo, due articoli, tre articoli, sono 18 articoli in 4 anni, mi sembra che sia la cosa sia importante. Quello che sta dicendo Carlos, che è difficile che sia stato un incidente, per lui è stato un attentato fatto agli attentatori. Mi spiego, perché lui dice nell'intervista, i servizi sapevano bene che a Bologna quel giorno c'era Thomas Cram, che era uno dei suoi uomini, e farlo saltare in aria con la stazione sarebbe stato come mettere la firma dei palestinesi sul decilio. Grazie a Dio questo non saltò in aria, quel giorno era a Bologna. Così l'Italia sarebbe staccata dai palestinesi e avvicinata agli israeliani, ma Cram si è salvato e l'operazione è fallita. Thomas era braccato passo a passo dagli 07, in realtà era diretto a Perugia, perché non tutti lo sanno, ma il 68 non è nato a Parigi, è nato a Perugia nel 67. Beh, queste dichiarazioni sono, cioè lui dice che fu fatto questa esplosione perché Thomas Cram passava per Bologna. Loro ammazzare Thomas Cram, fare la grande strage e evitare che continuasse avanti il lodo Moro. Mi spiego nel fatto. Bene. Ora poi dice,
sempre Corriere della Sera, 1 dell'8 del 08. La procura, interrogheremo il terrorista Carlo. La procura dice che lo vuole interrogare.